Chiara Boggiatto gareggerà in corsia 5, in sesta invece Lisa Fissnaider, poi salendo con le corsie Erika Donadone, Elisa Antonelli, Giulia De Ascentis e Ombretta Plus. Nella parte vasca sotto alla corsia 5 occupata da Chiara Boggiatto, Nicole Valentini, Sara Damiani, Livia Travaglini e Ilaria Scarcella. Mentre Laura Letrari incoraggia Lisa Fissnaider per solidarietà regionale. Dei Salerno, sì, poi compagni di squadra. E anche per ovvi motivi di affinità. Partita alla prima serie, 50. Di squadra, partita alla serie 1, quella più veloce sulla carta dei 50 run, la cuffia dell'esercito di Chiara Boggiatto che accusa un po' di ritardo rispetto a Lisa Fissnaider, arrivata prima alla virata dei 25 metri, quella di metà gara. Si torna dalla parte opposta, sempre Fissnaider nella parte alta della vasca, scatenata anche Ombretta Plus, in vantaggio netto però Lisa Fissnaider in corsia 6, chiude in 31.05, che è il tempo che le serve per la doppietta e per vincere il titolo italiano anche nei 50 rana, dopo quello conquistato ieri nei 100. Per il podio Chiara Boggiatto 31.71 ed Elisa Antonelli 31.84. Beh, supremazia netta da parte della Bolzanina, uscita bene anche dalla virata, era in vantaggio leggero al giro di Boa, poi si è spinta bene sott'acqua, questa mezza bracciata conclusiva imperfetta, poteva addirittura scendere sotto i 31 secondi, in ogni caso un atleta mi sembra ritrovata completamente, sulla quale puntare senza ombra di dubbio per la prossima stagione, da affiancare a Chiara Boggiatto nelle stanze più lunghe, e poi chissà, sarebbe bello trovare di nuovo quella spinta giovane sulla rana che sembrava di poter trovare almeno in Italia negli anni passati.